capolavori di metallo qui. Senza offesa, ma non parlate di me ai vostri denaro. Amici. Le migliori cure per il gregge di Dio. Qui. Se dovesse cambiare idea, io sono qui. Qui trovate solo il non plus ultra dell'arte dei cavalli. Se non Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui. Voglio tornare a casa. Lo so. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No. Come dicevo, dobbiamo partire. Zio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire, fa pure. Ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. Sai maneggiare una spada, certo, ma sapere attaccare non è sufficiente in un duello. Devi sopravvivere abbastanza da colpire. Perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Inutile girarci intorno, immagino. Tuo padre era un assassino, Ezio. Ve l'ho già detto! Mio padre era un passacarte! Bene, t'ho insegnato come evitare gli attacchi del nemico. Ora imparerai a sfruttarli a tuo vantaggio. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di fantasie. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni, vuoi dire? Come fate a sapere... Hai la lama di tuo padre. Immagino tu abbia pure la pagina del codice che gli appartiene. Codice? Sì, guida i meccanismi interni dell'ordine. Origini, scopi, tempi, il nostro credo, se preferisci. Tuo padre pensava che il codice contenesse un potente segreto, in grado di cambiare il mondo. Sempre tu che l'hanno tolto a me. Coraggio, sono da solo. Hai paura? Fatti sotto. Stai facendo buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come posizionarti durante uno scontro.
Dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che furono annientati circa 200 anni fa in Francia. Ma non è così. Si sono semplicemente nascosti, continuando la loro nefanda opera. Ben fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio, per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, zio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto. Rinnegare la tua eredità. Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché è così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Zio! Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so. Amici, questa settimana praticamente regalo il mio lavoro.
Un altro saltimbanco a cavallo. Ezio, che cosa ci fai qui? Mi assumo le mie responsabilità. Vieri vi tormenta a causa mia. Vieri ci tormenta perché lui è un templare e noi degli assassini. Comunque sia, voglio aiutarvi. Va bene, allora ascolta. Prima dobbiamo riuscire a entrare in città, anche se pare che Vieri ci aspetti. Ha serrato le porte e ha mandato i suoi uomini a sorvegliarle. Per nostra fortuna la città è troppo grande per il suo contingente e la porta sud è sguarnita ed è lì che attaccheremo. Venezio, ecco come agiremo. Io e i miei uomini distrarremo le guardie. Dopo che le avremo attaccate, tu arrampicati in cima alle mura e trova il modo di aprire la porta. Prendi questi pugnali da lancio. Usali per togliere di mezzo gli arcieri. Sono pronto quando volete. Allora cominciamo. All'attacco! Ben fatto, Ezio! Siamo dentro! Di qua, uomini! Voglio che tu distragga quelle guardie, evitando che diano l'allarme.
Spero che questo mi dia il tempo di trovare e zittire Vieri per sempre. Va bene. Aspetta, nipote. Portati alcuni dei miei uomini, per sicurezza. Torna da me quando le avrai sistemate. E cosa hai in me? D'accordo. Nessuno lo sa, ma qualcosa lo preoccupa. Se no, come si spiegano tutte queste ronde? Farò un altro cenno quando dovrete seguirmi. Ci ho già trasformato in balie. E perché? A furia di sbraitare, senza dubbio. Qui, di dar noi alle persone sbagliate. E così adesso siamo noi a pagare. La miglior qualità, garantisco io. Sarebbero scappati. A quanto sembra. Ezio, tuo zio è stato attaccato e ha bisogno di aiuto. Va da lui! Ha subito un intoppo. Gli uomini di Vieri ci hanno teso un'imboscata e ci bloccano qui. Ci occuperemo io e i miei uomini di queste guardie. Voglio che tu avanzi e inchiodi quella serpe. Prova Vieri, vedi che giustizia sia fatta. Forse bisogno di un medico? Pietro! Le migliori cure per il gregge di Dio. Ehi, capo, non sono una scimmia. Quello è uno dei simboli. Che cosa significa? Deve essere lì per un motivo. Vuoi darci un'occhiata da vicino? Ehi, prova a usare l'occhio dell'aquila. Non è possibile. Non può. Quello è un codice informatico. Un secondo che lo compilo. Oh, merda, è un file criptato. Mettimelo sul computer. Sono un mago a decifrare. Oh,
Non riesco, è compatibile solo con l'Animus. Ma trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci. Mi chiamano Soggetto 16. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok, ho trasferito la prova. Il file che dimostra tutto. Ma l'ho diviso in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella... No, non lei. Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. Ma che... come ha fatto a entrare nel nostro Animus? Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando vedi che usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo, quelli scritti col sangue, erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus.
È deciso. Vieri rimarrà qui a coordinare i mercenari. Francesco organizzerà le nostre forze in città e avvertirà quando è il momento di colpire. Jacopo, il vostro compito è calmare la cittadinanza quando avremo finito. E quell'ubriacone di Mario? Continua a impegnare le mie forze e finirà per scoprire i nostri intenti. È una spina nel fianco, come quel bastardo di suo fratello. Allora permettetemi di riunirli, padre. Avremo tutto il tempo di liberarci dei rifiuti una volta finito. Ora, c'è qualcos'altro? Muy bien. Che il padre della comprensione vi guidi. Che il padre della comprensione vi guidi. Comandante! Comandante! Che c'è? Maria Auditore ha attaccato la città! Sta cercando voi! Allora non facciamolo attendere. Pensaci due volte prima di fare cose di cui ti penti. Oddio, su ciò che ho di più caro. Che cosa tramate tu e i tuoi alleati? È questo che aveva scoperto mio padre. Per questo è stato ucciso. Mi spiace. Speravi in una confessione. Pezzo di sterco! Vorrei solo che avessi sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Basta, Ezio! Abbi rispetto! Rispetto? Dopo quanto è accaduto? Credete che lui ci avrebbe riservato un trattamento diverso? Tu non sei Vieri. Non diventarlo. Che la morte ti dia la pace che cercavi. Requiescat in pace. Prendi questa. Leggila quando ne avrai il tempo. Il nostro compito qui è finito. Facciamo ritorno alla villa.